Beh, devo dire innanzitutto che ci troviamo in un plesso scolastico, che qualche anno fa era completamente chiuso. Gli studenti marzanesi erano costretti ai doppi turni con tutti i disagi che comportano. Oggi, dopo tantissimo lavoro, tantissime difficoltà, finalmente siamo in grado di consegnare alla popolazione scolastica, quindi ai nostri figli, ai figli dei miei concittadini, delle aule in grado di poter ospitare in modo degno, quando diciamo scuola, diciamo il motore, l'industria del domani. Ecco, noi siamo in grado di poter oggi consegnare finalmente quelli che sono stati gli sforzi di 6-7 anni di lavoro assiduo, proficuo, e diciamo grazie a chi ci ha collaborato in tutto questo, grazie a chi ha iniziato questa progettualità, grazie a chi l'ha portata a termine, ma finalmente siamo in grado, come dicevo prima, di mettere la parola fine a questa avventura. Un'avventura che porterà soltanto ora benefici ai nostri studenti, ai nostri ragazzi. Beh, diciamo questo è il minimo, essere contenti, essere felici. Oggi mi ritrovo ad essere felice come un ragazzo, come un bambino, perché quando si lavora e si porta a termine un qualcosa, specialmente quando lo si fa per gli altri, ecco, questo riempie il cuore di gioia. E io vorrei che questa gioia fosse condivisa da tutti i concittadini, con la speranza di poter continuare a lavorare in tal senso per restituire questa magnifica cittadina a quelli che sono i suoi abitanti e a quelli che sono gli attori principali. È una soddisfazione per un'amministrazione, perché realizzare oggi, con i tempi che corrono, nuove aule scolastiche è davvero un'impresa molto ardua. E da tempo dovevamo consegnare questo plesso scolastico. Finalmente il nostro obiettivo è quello di realizzare un unico polo scolastico e quindi evitare un po' la dispersione delle aule. Ci siamo quasi riusciti, insomma. Sicuramente la crescita di una comunità, dico sempre, parte dalla scuola. Noi abbiamo una scuola veramente all'occhiello, anche perché la nostra scuola segue un progetto, un modello senza zaino di scuola, è un modello un po' particolare, ha bisogno di spazi, ha bisogno di arredi, insomma, ha bisogno di aule confortevoli e con la consegna di quest'altra parte del plesso veramente aggiungiamo un nuovo tassello.